Tra poco saranno 1000 anni anche per un monastero molto famoso in tutto il mondo. Andiamo allora in Toscana, nell'eremo, nel sacro eremo di Camaldoli. La storia comincia 1000 anni fa. Siamo all'inizio dell'undicesimo secolo. San Romualdo sta cercando sull'Appennino fra la Toscana e la Romagna una sede per la sua piccola comunità religiosa. La trova sui monti del Casentino, al Campo di Maldolo, Campus Maldoli, Camaldoli. La comunità adotta la regola di San Benedetto e prende il nome dal luogo. La congregazione camaldolese nasce così. I Benedettini sono il database dell'Europa medievale. Nei codici trascritti dai loro amanuensi sopravvivono le conoscenze dell'antichità, letteratura e filosofia, ma anche scienza e tecnica. Come si bonificano le paludi, come si regimano i fiumi, come si piantano e si mantengono i boschi. L'albero scelto dai camaldolesi è l'abete bianco. Alto e diritto si slancia verso l'alto, come l'anima verso il cielo. Nasce così la foresta che oggi costituisce il nucleo del parco del Casentino e di Campigna, legata a una congregazione che accanto a un fortissimo senso della spiritualità coltiva un'altrettanto potente sensibilità per la cultura e per la tecnica. È quello che potremmo definire lo stile Camaldoli. Il monastero appare all'improvviso, sembra quasi un miraggio mimetizzato nel verde. È un aspetto massiccio, compatto come una roccia, un vero e proprio baluardo lungo le strade dell'Appennino. La struttura si trova su una specie di penisola sospesa su un torrente. Basso profilo all'esterno, ma all'interno lo spazio si moltiplica intorno ai cortili. Quello che introduce alla chiesa si trova al centro, quello più arioso davanti all'infermeria, perché ai malati spettano le maggiori attenzioni. Intorno ai cortili si snodano i corridoi, una vera e propria rete di viabilità interna che collega le celle con gli spazi comuni. Nel refettorio i tavoli sono sempre in ordine. Dall'alto del piccolo pulpito, San Romualdo ricorda ai commensali la virtù del silenzio. Il monastero è il centro della congregazione, l'immagine rivolta all'esterno. È qui che si tengono incontri e convegni, è qui che si trova la frequentatissima foresteria. Ma il cuore della spiritualità si trova più su, a 1100 metri di altezza. Se il monastero ricorda un baluardo compatto, l'eremo ha l'aspetto di una città diffusa. Dalla fortezza della fede si passa alla città del silenzio. Quattro volte al giorno, alle ore della preghiera, i monaci percorrono le strade verso la chiesa, un edificio bianco e grigio che all'interno è un'esplosione barocca di decorazioni dorate. Arte di sapore napoletano, quando l'ordine si era diffuso in tutta Italia e gli abati si portavano dietro gli stili in voga nelle loro città. Ora et lavora. Il lavoro ovviamente può prendere gli aspetti più disparati. Quando si parla di lavoro nei monasteri si pensa a una serie di attività nobili, ma di gamma relativamente ristretta, tipo il restauro dei libri o qualcosa del genere. A Camaldoli invece c'è un vero e proprio cuore industriale. Eccolo qua. È la Mausolea, una monumentale fattoria del Seicento che per secoli è stata gestita dai monaci con i suoi poderi e le sue molteplici attività che davano lavoro a centinaia di persone. Mausolea da Musileo erano i cumuli di terra che dividevano le proprietà. Una grande impresa economica, lo testimonia la cantina immensa con tini e botti originali. Quando il Regno d'Italia mise all'asta i beni ecclesiastici, un signore di Arezzo si aggiudicò la Mausolea e la restituì ai camaldolesi, che oggi la gestiscono attraverso una cooperativa agricola. Sulla facciata posteriore lo stemma della congregazione. Alla stessa fontana si abbeverano due colombe. La vita contemplativa e la vita pratica sono le due facce di un'esistenza che è e deve rimanere una sola. La natura, i boschi, dall'eremo di Camaldoli torniamo al sud, in Basilicata, in